La ribellione di Satsuma del 1887 in Giappone. Parte finale. Fuggito con circa 500 uomini dalle pendici del monte Nodake, dove era stato circondato dal generale imperiale Aritomo Yamagata, il coraggioso Saigo Takamori raggiunse Kagoshima e si pose sulle alture del monte Shiro, noto erroneamente come monte Shiroyama, perché Yama, in giapponese, indica generalmente la montagna. Esasperato dal rincorrere Saigo Takamori e i suoi rimanenti uomini, il generale imperiale Aritomo Yamagata, per evitare l'ennesima fuga dell'avversario, eseguì una sofisticata alterazione del terreno di battaglia, posizionando ostacoli, muri e trincee tutti intorno. L'esercito imperiale coinvolto nell'operazione era arrivato a contare ben 30.000 unità militari, comprendendo quelle di Aritomo Yamagata e quelle dell'ammiraglio Kawamura Sumiyoshi, con i suoi marines, a cui si aggiunsero anche ben 5 navi da guerra, approdate nel porto di Kagoshima che attaccavano dalla distanza e arrivarono a sparare ben 7.000 proiettili in questa battaglia. Le intenzioni di Aritomo Yamagata non erano però quelle di annientare i rimanenti ribelli e tantomeno uccidere sul campo di battaglia Saigo Takamori, ma quello di far arrendere quest'ultimo e i suoi uomini, portandolo a consegnarsi agli imperiali, tanto che arrivò a far scrivere al giovane intellettuale Suematsu Kenchō una lettera nella quale si chiedeva all'ex samurai di Satsuma di rassegnarsi alla sconfitta. Saigo Takamori però respinse tale lettera ed il 24 settembre del 1877 venne assaltato dall'esercito imperiale che ridusse a sole 40 unità i ribelli che ormai si difendevano solo con pochi fucili di avancarica, Enfield Martini e Model 1857 Six Line di origine russa, senza più poter contare sull'artiglieria che era andata persa nelle precedenti battaglie. La situazione era talmente disperata che gli ex samurai dovettero rubare e poi fondere le statue buddiste dei templi circostanti per recuperare da queste il metallo da colare nelle pallottole. Il generale Aritomo Yamagata era talmente adirato per essere stato preso in giro in passato dall'astuzia di Saigo Takamori che ordinò alle sue unità di attaccare tutte insieme, senza supportarsi a vicenda e di sparare, nel caso in cui uno o più di queste fosse scappata e inseguita dal nemico, anche sui loro alleati. Aritomo Yamagata aveva, infatti, ben intuito che l'abilità nel combattere corpo a corpo degli ex samurai era nettamente superiore a quella dei coscritti, che provenivano principalmente dall'ex classe contadina, ed infatti, dopo un rilevante bombardamento avvenuto nella notte del 24 settembre del 1877, gli imperiali, alle prime ore del mattino, assaltando le truppe di Saigo Takamori, furono subito sbandati in pochi minuti. La resistenza dei ribelli però durò poco, ed arrivati altri coscritti imperiali, le unità a questi nemiche si ridussero a sole 40, e Saigo Takamori trovò la morte durante tale nuovo scontro. La leggenda vuole che l'ex samurai di Satsuma, ferito gravemente all'arteria femorale e dallo stomaco, per non essere catturato, chiese al fidato Beppu Shinsuke di trasportarlo in un luogo appartato giù dal campo di battaglia e lì, secondo il rito di suicidio dei samurai, il seppuku, si squarciò il ventre con la spada corta Wakizashi e lo stesso Beppu Shinsuke, svolgendo il ruolo di Kaisha Kunin, gli tagliò la testa. Alcuni storici, invece, contraddicono tale versione e portano avanti la tesi che Saigo Takamori morì a seguito di una ferita causata da una pallottola e solo dopo che egli spirò, il fedele Beppu Shinsuke, per preservare la sua dignità di ex samurai, gli recise il capo. In merito alla testa decapitata dal corpo, alcuni miti riportano che non la si volle far cadere nelle mani degli imperiali perché la si voleva conservare come una reliquia. Questa però, una volta sterminati tutti i restanti ex samurai rivoltosi, fu recuperata da un coscritto dell'imperatore che la portò ai suoi superiori, i quali allestirono una ricomposizione dei corpi dei ribelli, compresi i fedeli di Saigo Takamori, cioè Murata Shinpachi e Kirino Toshiyaki, che si erano suicidati, sempre con il rito seppuku, dopo la morte del loro stimato generale.
Dopo la fine di Saigo Takamori, come spesso avviene per personaggi importanti e carismatici, non solo a livello politico, ma anche artistico, come nel caso di Michael Jackson e di Elvis Presley, la sua scomparsa non fu accettata dai nostalgici, tanto che alcuni di questi pensavano che egli fosse apparso, sotto forma spirituale, su di una cometa nel XIX secolo come annunciazione di un'imminente punizione nei confronti dei corrotti e dei disonesti interni all'allora governo giapponese. Altri invece credevano che la sua decapitazione fosse solo una messa in scena per coprire la sua fuga nella Cina della dinastia dei Qing o in India, da dove poi avrebbe organizzato un suo ritorno armato nel paese. I rimanenti samurai, invece, ormai ridotti a poche decine, senza più il supporto del loro leader, scelsero di morire per mano degli imperiali senza consegnarsi a questi o di eseguire il rituale di suicidio seppuku. Sguainarono quindi le loro spade e, lanciandosi dalla collina giù dal Monte Shiro, che avevano occupato, si diressero frontalmente verso le mitragliatrici Gatling che velocemente li sterminarono. La ribellione di Satsuma, pur essendo costata sul fronte economico tantissimo al nuovo governo Meiji, tanto che durante tale periodo di guerra civile questo passò dal sistema aureo alla moneta cartacea, una volta conclusa, portò l'imperatore Mutsuhito Meiji a perdonare, pubblicamente, il leader dei ribelli Saigo Takamori, il 22 febbraio del 1899, sia perché tanto amato ancora dal popolo, che per le sue intenzioni per preservare, pur secondo le sue idee, l'antica nobiltà guerriera dei samurai e le tradizioni originarie del Giappone. In memoria del nobile Saigo Takamori è eretta, nel parco centrale di Kagoshima, la quale è gemellata con la città italiana di Napoli, una statua che lo raffigura con la divisa militare giapponese di ispirazione occidentale. Nel parco di Ueno, nel quartiere speciale di Taito a Tokyo invece, è posta un'altra sua immagine con indosso però un semplice abito tradizionale con sandali, la katana, cioè la spada giapponese di circa 60 cm a lama curva ed a taglio singolo, ed il suo fidato cane da guardia e da caccia, di razza presumibilmente Akita. Infine alcune curiosità. Il personaggio di Katsumoto, interpretato dall'attore giapponese Ken Watanabe, presente nel film del 2003 L'ultimo samurai, diretto da Edward Zwick, con protagonista anche Tom Cruise, prende ispirazione proprio da Saigo Takamori, mentre l'ultima battaglia di tale produzione cinematografica rappresenta proprio la battaglia di Shiroyama. Nel mondo videoludico, poi, è la software house The Creative Assembly che lo pone, direttamente, come personaggio principale dell'espansione standalone di Shogun 2, che porta il nome Il tramonto dei samurai, uscita sul mercato, la prima volta, nel marzo 2012.